tutte quante, era arrivata quasi alla fine del video e hanno bussato alla porta e mi sono dovuta fermare. Lo ricomincio da capo perché, e così approfitto per dire una cosa, tante si lamentano del fatto che la qualità dei miei video, proprio in quanto qualità video, parlando di qualità video, sia scarsa. Allora, io ho una videocamera comprata proprio per fare i video su YouTube che mi ha regalato mio marito per i 30 anni. Credo spinto a compassione, perché io prima facevo i video con una macchina fotografica, forse qua in giro, no, l'ho tolta, una videocamera, una macchinetta fotografica a 4 soldi, tipo costata 40 euro, una cosa del genere, che avevo da un sacco di anni. Quella si è rotta, ho cominciato a fargli col telefonino, per i 30 anni mio marito mi ha regalato la videocamera, secondo me spinto a compassione. Quindi questa videocamera nella scatola ha scritto: questa videocamera serve per fare video su YouTube. C'è scritto questo. Qual è il fatto? YouTube da qualche giorno fa lo scherzetto. Io prima prendevo i video e li caricavo direttamente. Ora, però, nell'elaborazione io vedevo che cambiava molto la risoluzione, devo essere sincera. Ora che cosa dice YouTube? Perché evidentemente c'era qualche problema. Non riconosce il formato, quindi io devo modificare il formato, devo editare. Se io edito un video, non avendo io programmi di CD, io Movie Maker come... si abbassa nettamente la proprio è inesorabile la qualità video, diventa ridicola. Io non sono esperta in questo, quindi devo perdere tempo a capire come funziona, ma prima o poi ci riuscirò. Questa parentesi, quindi non me ne voglia, non lo dite continuamente. Seconda cosa, la cosa più importante, ho guardato il numero delle iscrizioni al mio canale, quindi io vi devo ringraziare tantissimo e salutare, perché veramente non me lo aspettavo, non guardavo quel numeretto da un po', devo essere sincera. Ma ehi, grazie ragazzi, cioè, grazie. Ma l'avete capito dove siete iscritte? Ma no, non è che non l'avete capito. Comunque grazie mille. Allora, da quando mi sono sposata, in realtà da prima, da molto prima, ragazzi, mi soffio perché c'è un caldo che voi non avete idea. So che nel resto d'Italia ci sono già i termosifoni, i caloriferi accesi. Qui già ce l'abbiamo naturale il calorifero. Abbiamo un calorifero naturale, proprio c'è caldo. Che visto c'è? Da quando mi sono sposata ho potuto dare sfogo alla mia fissazione per i profumi ambienti, cose del genere, credo che si chiamino così, per le candele profumate. Prima a casa di mia madre erano bandite queste cose, proprio bandite. Ora mamma le ha presa pure a lei la fissazione. A me diciamo che fondamentalmente piacciono due profumazioni, o agli agrumi, ma non tutti gli agrumi, o a qua c'ho le domande, sono insicura se fare questo video tag, sono un po' insicura, credo che si intitola che youtuber sei, ma che ne pensate dei video tag? Me lo scrivete per favore nei commenti, che ne, oppure mi scrivete in privato, fate quello che vuoi. I video tag, perché mi continuate a chiedere di fare cosa c'è nella mia borsa, io l'ho fatto, ma lo volete rifatto? Cosa c'è? Anche perché il contenuto è cambiato, devo essere sincera. Cosa c'è nella mia borsa, cosa c'è nel mio frigo, mi chiedete sempre. Poi magari più tardi lo fanno. Comunque c'è caldo. Compro molti profumi ambienti, già, cioè, ho aperto 2000 parentesi e la sto riaprendo la parentesi. Compro molti profumi ambienti, tantissimi. A me piacciono molto gli agrumi, ma non tutti gli agrumi, mi piace soltanto il profumo agrumi della Glad e poi di una sottomarca Scrausa dell'Ipercop. Fondamentalmente quasi solo esclusivamente lavanda, casa mia sa di lavanda, ma in modo fermo proprio, secondo me è tutta impregnata, cioè io ho morbidente la lavanda, detersivo per pavimenti alla lavanda, profumo ambienti alla lavanda, oli essenziali alla lavanda, candele alla lavanda, tutto alla lavanda, mi piace veramente tanto, mi piace quando apro la porta e sento questo profumo, ma soprattutto per il detersivo per pavimenti, perché il profumo ambienti non deve essere scambiato come una cosa che, cioè, non è perché io spruzzo un po' di deodorante a casa poi può stare lurida, no, io sono una che pulisce molto casa, ci tiene, io faccio mattinate per pulire case, per pulire la casa, certe volte faccio tipo io quando finisco di lavorare tardi, continuo, io ci tengo a avere la casa molto pulita, ci tengo veramente tanto, infatti quest'estate ci ha fatto veramente caldo, che io ho fatto poco, ma perché non me la sentivo veramente per me stessa, ho sofferto. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, molte cose sono al negozio dell'euro, quindi affrontabilissime. Lo devo dire, parentesi serissima,
Vi scongiuro, è capitato su altri video, io già in un video ho accennato a questo discorso, vi scongiuro, già che stiamo parlando in questo canale si parla di cretinate, i profumi ambienti sono cretinate, ma è per passarci il tempo, io e voi. Non mettiamo in mezzo parole grosse e malattie grosse che distruggono vite e famiglie per un profumo ambiente, un paio di scarpe dei cinesi e uno shampoo. E non sono queste cose a fare venire il cancro. Io lo sto chiedendo con molta gentilezza. Non mi piace poi leggere sono cancerogene. Che lo siano o non lo siano, per favore, che lo siano veramente, per cortesia, evita, scrivetemelo in privato, fatemi vedere sotto i video, non lo scrivete, è orribile. Ogni volta che io, per esempio, l'altra volta mi sono un paio di scarpe, fanno venire il cancro. Io non le posso leggere queste cose. Il cancro, il tumore, è una cosa gravissima, serissima, che non deve essere affrontato qui. Vi chiedo solo questo. Chiusa parentesi. Al negozio dell'euro, questi me li ha presi mia mamma, ne ho due. Uno lo metto nell'ingresso, uno nel salone, questi qui della AD Trend, che io mi ostino a chiamare da un anno a questa parte AD Sense. Non mi chiedete perché, pure parlando, ma mi sono arrivati i profumi ambienti AD Sense. No, signora, abbiamo quelli AD Trend. Ah, questi qua AD Trend. Allora, questo è finito, è aperto da poco più di una settimana, è finito, però io lo tengo ancora in giro. Perché i legnetti sono impregnati dell'olietto e quindi fanno un ottimissimo odore, quindi li tengo ancora in giro perché mi piace veramente l'odore che fanno ancora. Questi profumano veramente a discapito di qualsiasi mia aspettativa, perché non pensavo funzionassero. Invece, perché tempo fa ne comprai uno che secondo me non faceva nulla, ma niente. Questi qua invece funzionano, quel profumo veramente la stanza. Tra l'altro, voi considerate, io ho un ingresso inutilmente grande e questa boccettina cretina riesce a profumarlo praticamente tutto. Cioè, quando io apro la porta sento questo profumo e mi piace. Questi qua costano 1 euro, quindi ne ho due, entrambi secchi praticamente, però ho pensato finché sento profumo li tengo in giro, non c'è bisogno di aprire altro perché fanno ancora buon odore, quindi credo che per altre 1 o 2 settimane, 10 giorni. Non lo so, vedremo. Poi magari facciamo una review di ste cose. Vi terrò ancora in giro. In alternativa a questi, ne ho preso ieri uno, però lo voglio provare perché non la conosco questa marca, ma credo che siamo tutte là. Ho preso questo qui della marca Fleur, sempre al negozio dell'euro. Ovviamente sempre lavanda, ma di che stiamo parlando? Ragazzi, io ho degli occhiali. Ieri sono stata malissimo. È stata una giornata che io mi voglio dimenticare. Una giornata proprio brutto, sono stata male. Anzi, oggi ho preso un po' di colore. Ieri ero bianco-giallo. No, mio marito mi ha detto, ti ho detto, sono ancora pallida. Lui mi ha detto, no, no, pupetta. Lui mi chiama pupetta. No, pupetta, sei giallo-verde. Povera me, giallo-verde. Con delle occhiaie che credo che si intravedino pure ora sotto gli occhiali. Comunque, ho preso questi qui, legnettini con bottiglietta. Sempre al negozio dell'euro, questo qua ancora non l'ho provato, non l'ho neanche aperto perché poco fa, mentre giravo il video, provavo ad aprirlo, ma è chiuso per sempre. Io devo capire come si apre o si buca. Non lo capisco, ragazze, ma certo non è questo il momento perché ci ho riprovato, non ci sono riuscita di nuovo, quindi mi devo mettere con calma. Questi qua costano 1 euro. Sempre al negozio dell'euro, e questo qui è pure un prodotto che non ho mai comprato, ma che volevo provare per il prezzo. Che metterò questo qui in studio. Questo qui al gel con il profumatore già opera ambienti, che è quello che si leva la patinina, la plastichina e si poggia da qualche parte. Questo lo metto in studio perché è la stanza più piccolina della casa, non considerato il bagno, perché in bagno già ne ho un altro della Glad che ho preso 1 euro. Sempre questi qua, si strappa la pellicolina e si lascia lì, e quello pure fa un ottimo odore, però dura a me, dura poco quello là. Sono accorta dura poco. Questo qua sempre al negozio dell'euro, e di questo poi vi farò pure sapere perché per il quale bisogna evitare il contatto con gli occhi e la pelle, può causare sensibilità, grazie al cavolo, non qualsiasi cosa, ma pure se mi metto la farina negli occhi mi crea problemi. Ma io quando leggo certe cose a me viene da ridere, ma c'è gente che fa non ingerire. Io certe volte, in certe cose non ingerire, ma perché sono cretini che ingeriscono? Allora, i bambini lasciamolo stare, i bambini, io sento dei racconti di mio nipote ha fatto, cioè certo,
o i miei nipoti stessi fanno delle cose che veramente, cioè, dico wow, mamma mia, cioè l'acqua dal gabinetto. I bambini sono un discorso, perché poi i bambini lo prendono con l'innocenza, ma un adulto, cioè Lois, no, una baia, un cane che passa. Vi racconto una cosa veloce. Giù per strada dove abito io, c'è un po' di campagna, ecco. Nonostante io stia in piena città, c'ho un po' strana la zona dove sto io. Praticamente ci sono i gattini. Questi gattini dei condomini che abitiamo qua li stiamo crescendo tutti quanti, no? Perché tutti quanti scegliamo cosa da mangiare. Sono nati quest'estate e diventano sempre più grandi. Diciamo che credo che siano state tre mamme gatte a fare i mici, no? Sono bellissimi. Due in particolare sono molto monelli e molto curiosi perché sono nati credo da tre mamme gatte, però stanno crescendo tutti quanti insieme sti gattini. Sono troppo comici, ragazzi, noi li guardiamo dal balcone, sono simpaticissimi. Due di questi gattini sono curiosi, monelli, e tendono ad avvicinare Lois, che solitamente prova ad avvicinare i gatti, ma i gatti scappano. Lois, però, non essendo abituata ai gattini che vogliono giocare con lei, quando questo uno di questi due gatti si è avvicinato per giocare facendole la guatola. Avete presente chi ha gatti lo sanno, che si nascondono, fanno la quota e fanno. Ecco. Lei si è fatta la pipì addosso. Questa è la prima. Una sera noi eravamo in terrazzo con mio fratello, mio marito ha sceso Lois a fare la pipì. Ci ha chiamati, ci ha affacciati. E c'era uno di questi. Erano tutti e due. Uno di questi due gatti, no, era uno soltanto, che noi abbiamo battezzato Calzino, perché sembra che ha messo i calzini, perché ha le zampette bianche e sopra scuro. Cioè c'è Calzino che vuole giocare con Lois. Lois, cioè il gattino si avvicinava, Lois si nascondeva dietro le gambe di Filippo, ma terrorizzata. E con mio fratello diceva, ora sale e dice, oh, ho giocato con gattini, ho fatto un culo tanto a gattini. Terrorizzata. Ora lei, Lois, sta affacciata al terrazzo. Ogni volta che vede che ci sono questi due gattini, che non sono fratelli, perché uno è più piccolo e di un'altra mamma gatta, che camminano sempre insieme, sembrano appuntate brigadiere. Ogni volta che Lois vede questi gattini che giocano nella zona che si vede al terrazzo, Lois deve scendere, mi viene a chiamare, piange con disperato e deve scendere. E sta là a guardarli, li fissa, quando si avvicinano e Lois scappa. Vabbè, piccola parentesi che fa ridere solo me, va bene lo stesso, mi fa ridere Lois che si fa la pipì addosso perché un gattino le fa. Pisce addosso, è un cane proprio made in China. Allora, va bene, comunque vi faccio sapere questo qua, lo metto nello studio, vi faccio sapere. Ho comprato una cosa, io mi compro soltanto di sottomarca queste bombolettine perché con le originali le reputo care. Ho comprato il diffusore quando mi sono sposata, tra l'altro in super mega offerta. Il diffusore è questo qui, dov'è? Compro sempre questi di sottomarca. Queste le ho prese. Avevamo letto che dove c'era la vecchia città mercato, poi diventato Shan, aveva aperto una nuova città mercato. Non ho pace con questi capelli, non avrò pace fino a quando non li vado a tagliare. Ha aperto una nuova città mercato, c'è cioè tipo uno spaccio alimentare, mercatino alimentare. Niente, incuriositi, sono fatti sta bella passeggiata e ci siamo andati. Devo dire, abbiamo fatto un bel po' di spesa con poco, quindi, cioè, beh, secondo me è convenuto. Tra le varie sciocchezzuole che vendono c'erano pure questi, quindi ne abbiamo preso uno ed è costato 99 centesimi. L'odore non è per niente male. Banda. Non è per niente male, vi farò sapere pure questo qua come va. Allora, queste erano le cose che ho preso a 1 euro praticamente. Ora, però, io solitamente compro anche quelli a. Perché? Ho preso. 1 milione di anni fa questo qui della Airwick, tra l'altro questo qui è un altro, avevo io un buono sconto di 1 euro, quindi l'ho preso un paio di euro che sono col cavolo che lo compravo, ve lo dico sinceramente. Questo qui l'ho preso perché lo posso spruzzare sui tessuti, gli altri non li spruzzo sui tessuti. A me capita che magari, allora, le tende non le lavo una volta a settimana. A casa mia è vietatissimo, se veramente vietato, chiunque fumare in casa, chi vuole va a fumare fuori nel terrazzo. Quindi i tessuti, le uniche puzze di cui si possono impregnare i tessuti, soprattutto in cucina, è l'odore di cucinato. Soprattutto io quando dico quella della cucina perché ho la macchina del gas perpendicolare alla veranda dove ho le penne che sono pure color panna. Quindi capita che ogni tanto quando io cucino qualche cosa, io uso molto curry e molto aglio.
Proprio, infatti Filippo dice sempre, sembra di stare in una cucina indiana. Allora, stavolta lascio il video così perché non posso girare i video 20 video al giorno. Niente, interruzione. Usare le chiavi, no. Allora, questo qua lo spruzzo io, sto facendo video, fi. Questo qua io lo spruzzo sui tessuti, fondamentalmente della cucina, proprio faccio e rimane in cucina. Mio marito sostiene che questo odore gli ricordi l'America. Anche secondo me ricorda l'America. Ma è troppo lungo da spiegare in questo video il perché ci ricorda l'America. Ma anche secondo me ricorda molto l'America. Per un odore particolare che sentivamo in America. Comunque, questo lo spruzzo io nei tessuti. In cucina, non tutte le sere, no. Tutte le sere, no, anche perché poi trapassa e tocca pure il vetro. Questo l'ho comprato in alternativa al coccolino. Questo video è impossibile da fare. Questo stronzo con questo clacson. Sentite, sono disonesti. Sono disonesti. Che c'è una scuola qua vicino. Sono disonesti. Comunque, questo qua lo spruzzo nei tessuti e mi piace molto perché rinfresca veramente tanto, mai nei cuscini, ma sono nelle tende della cucina, ogni tanto nel salone, ma è proprio ogni tanto, quelle preferisco lavarle. Poi questo qua che sta pure finendo, questo lo tengo in bagno, che è della Glad, questo l'ho preso pure un paio di euro, elimina gli odori perché tipo è house, una cosa del genere. Questo fiori tropicali, questo è fresco, l'ho preso all'inizio dell'estate, questo lo tengo in bagno per coprire le puzze vergognose e questo sta pure finendo, praticamente è vuoto. Sta finendo, l'ho preso pure un paio d'euro, profuma abbastanza, mi piace quanto profuma, però ne basta veramente pochissimo, pochissimo. Tra l'altro, no, faccio la dimostrazione con l'altro, perché tanto sono la stessa cosa. Bisogna tenerlo premuto. Ora vi faccio vedere quell'altro che mi piace di più, l'odore. La settimana scorsa avevo un altro buono sconto, perché io sono una di quelle che conserva i buoni sconti e che poi va a fare la spesa con i tagliandi sconto. Avete presente la trasmissione americana che fanno ogni tanto su Real Time? Io sarei una perfetta candidata, ve lo dico sinceramente. Ho preso questo qua dell'Ambipur Air Effect, elimina l'osso malosso odores sin emnascarolos. Ah, elimina gli odori senza mascherati. Che cos'è qui? Questo è nuovo. Avevo questo buono in offerta lancio. Praticamente che si fa? Io lo sciogliere un pochettino e poi faccio. Sapete perché l'ho comprato? Sa di Herbal Essence, quell'arancione, ve lo giuro. Sa di Herbal, è favoloso. Tra l'altro, io non so se devo dire le cretinate che faccio. Pratica, cioè sì, sto parlando piano come se qualcuno mi sentisse. Era al supermercato, no? Volevo sentire l'odore. Allora, ne ho preso uno da dietro, ho fatto wow, e l'ho spruzzato. Cioè, ragazze, si è impregnato tutto il corridoio. E ogni volta che io passavo sentivo questo odore. Ah, no, sono spruzzato. Comunque, ho finito. Questo io ve lo consiglio, se vi piace il genere Herbal Essence. No, no, sa di fresco, sa di pulito. Spero che questo video un po' casalingo sui profumi ambienti, che sono la mia fissazione, vi interessi, vi sia piaciuto. Scusatemi l'interruzione durante il video, il fatto che io sia tornata con la faccia avvelenata, ma mi dovete credere, l'ho dovuto rifare 3 volte, perché hanno suonato la porta 3 volte, è incredibile. Tra l'altro a metà video, quindi, e non voglio editare con Movie Maker, lo voglio soltanto perché ogni volta è un gran casino e mi scoccia soprattutto poi sentire, ah, ma perché la qualità dei tuoi video, la qualità dei miei video. Va bene così, ciao e che le stelle siano con voi. 19 minuti, non 20, mannaggia a me.